bentornati sul nostro canale. Ecco, finalmente torniamo insieme a fare un video, sì. Visto che era un po' che... Oggi versione occhialuta, quindi vi facciamo vedere, abbiamo fatto la spesa, stavolta siamo andati alla Coop, siamo tornati ai nostri avi a fare la Coop, e quindi vi facciamo vedere un po' di prodotti che abbiamo comprato. Sì, vai, allora, abbiamo preso queste ciambelline ai cereali biologiche, ricche di fibre, con il miele, le proviamo, non le abbiamo mai prese dalla crescendo della Coop. Queste le hai voluto comprare tu? Però. Queste le ho voluto comprare io da mangiare per colazione col latte. Poi abbiamo preso la camomilla sogni d'oro perché l'avevamo finita e noi la utilizziamo parecchio. Mi raccomando, se la fate non fatela stare più di 3 minuti in infusione, se no fa l'effetto opposto, che invece di essere calmante è super eccitante. Poi abbiamo preso la piadina biologica, l'avevamo già fatta vedere un'altra volta che ci piace, ci troviamo bene, e il detersivo per la lavatrice liquido della Viverde Coop, che è molto, direi che è molto buono questo. Sì, poi dovrebbe essere biodegradabile. Sì. Allora. Comunque, abbiamo preso il nostro latte di soia della Coop, ce ne sono due tipi, uno con aggiunta di B2, B12 e vitamina D, abbiamo preso questo, invece l'altro è senza queste vitamine qua. E abbiamo voluto provare, visto che hanno aggiunto stavolta questa bevanda biologica a base di cocco e riso. Ho voluto Aurora venire a provare a prenderla. Le nostre passate sempre mutti, mi raccomando, sono buonissime, non sono troppo acide. Certamente sto scavando. Sì, ci sembra che sta scavando dentro la cuccia. E poi abbiamo preso il nostro succo di frutta, ananas e mango. Questa volta ho voluto provare questo, di solito della solida prendiamo quelli 100% di arancia, e questa volta ho voluto provare questo. Perché continua a scavare, sembra che sto cercando il petrolio. Semolino, non trovi il petrolio. Non c'è, no. Mi spiace. Ti senti te sotto che ci. Vabbè, poi abbiamo preso, allora questi sono prodotti, a parte il tofu che prendiamo più scolo, ha ricominciato. A parte il topo che prendiamo più spesso, biologico, sempre della Viverde Coop, il seitan. Allora, il seitan ci avete già detto, ci avete già chiesto alcuni di voi se, cioè che non è una cosa comunque molto salutare, che non ha lo stesso gusto della carne, insomma, diciamo che non è una cosa che va mangiata sempre, la mangiamo ogni tanto perché ci piace e non è una cosa così poco salutare, tra virgolette. Cioè, sì, non va bene per il celiaco. Sì, vabbè, però non va. Puro, però... Diciamo che se non la mangi tutti i giorni, la mangi una volta a settimana, nessuno muore. E comunque io devo dire che per me ha sostituito la carne, nel senso che come gusto, vabbè, ovviamente non è la carne, però ci si avvicina, insomma, anche come la viene cotto alla fine, come viene cucinato, dipende tanto da quello. Poi ho preso una papaya. È bella, però non mi sono accorto che in punta era marcia, quindi stasera lo dobbiamo far fuori. Bene, perché era fasciata, quindi non me ne sono accorto. Gli yogurt di soia. Allora, Soya Yo, questa qui è una marca della Coop, ogni tanto lo prendo perché costa leggermente meno che la Valsoia, comunque sia ho preso anche quelli bianchi normali della Valsoia. Poi invece per me, sapete, il soia san mi piace tanto, ma anch'io mangio quelli della Valsoia, però il soia san mi piace tanto. Poi abbiamo preso il caffè Ag, questo è molto buono, è quello decaffeinato e ci troviamo bene. Un paio di guanti, perché li utilizzo molto per le pulizie, taglia piccola, della Coop, mi trovo bene anche con questi. È un po' di tempo che io non prendevo il vino e oggi ho preso questo vermentino della Maremma Toscana, ho voluto provarlo, poi vi farò sapere se è buono. Le olive nere, gocciolate, che prende sempre Aurora perché ogni tanto gli piace, quando c'è l'olio di salato mangio le olive. Poi abbiamo preso, vediamo un po', le mele, mele e banane a casa nostra mancano mai, però le banane abbiamo cominciato a prendere quelle quelle ecosolidali, giusto? Sì, della Coop. Biologiche. E poi il cavolo nero, diciamo che purtroppo è in confezione di plastica ed è anche poco. Sì. Neanche poco, mentre il Tigros lo troviamo nelle buste più grosse, sempre confezionato, però ce n'è molto di più e a me piace tanto perché lo utilizziamo per le zuppe, ma soprattutto ora stiamo andando le patatine. Sì, stiamo andando matti per le patatine di cavolo nero al forno, continuiamo a farle, buonissime. Poi abbiamo preso i kiwi, quelli gold che sono gialli dentro, sono un po' più buoni, le patate, ne ho prese due perché pesavano un chilo l'una, quindi per risparmiare la quantità, ne ho prese due. No, perché vanno anche buttate. E poi abbiamo preso, no. Bene.
Poi abbiamo provato a prendere queste bevande a base di nocciola, No, hai provato a sì, prendere, scusa. quelle piccole dei Brick, quelle della Coop sempre. Allora, a noi piace fare il latte vegetale in casa, però ci piace anche provare a sperimentare queste nuove bevande. Poi soprattutto queste sono comode da portare magari fuori, in giro, insomma, c'è un Brick Ma questo piccolino. è il succo di frutta. Diciamo che cerchiamo di evitare di comprarle perché c'è plastica, ci sono cannucce, le abbiamo prese una volta, giusto Per solo per provare. provare. Poi abbiamo preso i funghi secchi che costano, bisogna fare un mutuo per comprare questi prodotti. Sì, però questi qui, i porcini che ho trovato, questi qua ce n'è 20 grammi dentro e costavano la metà degli altri, ce n'era 10. Ecco, vabbè, comunque Sempre noi coppe, tutte e due coppe, li però. prendiamo ogni tanto per fare il risotto, non è che è una cosa che compriamo spesso, Oh sì, questo qua è mio. La cioccolata extra fondente che ormai Aurora è drogata, Sì. va bene, questa Con le qui. nocciole però, di che con le Sì, con le nocciole. nocciole, sempre Coop, marchio Coop. E cosa hai preso qua? La quinoa che noi la Questa è la mangiamo chia. spesso, mi piace quando la fa Aurora. Sì, ma diciamo che questa qua, di solito usiamo quella nel pacchettino, quella secca normale, questa qua Sì, già è precotta. già precotta per quando siamo di corsa, non è che la compriamo. Mango. Ma che mango, è Ah. avocado. E beh. Avocado. Vabbè, sono questa famiglia comunque. Sono proprio uguali. E ho preso dei biscottini, questi qua stavolta del Mulino Bianco, l'ho presi perché li ho trovati senza il burro. Sì, c'hanno del latte in polvere dentro, vabbè, però almeno questi qua non avevano il burro, ho voluto Sì, provarli. allora. Cracker, Gabusera, Magretti, Questi questi sono buoni. qua, sì, sono buoni e poi sono semplicemente acqua e farina. Quindi ho guardato negli ingredienti, c'è un po' di lievito, basta, quindi ci sono proprio leggeri leggeri. Ha comprato Aurora, No, sì, no, quelli sì, no, questi qua sì. no, questi qua li comprate te. Allora, i frutti di bosco, lo so che non sono di stagione, però lei piacciono, ogni tanto li Soprattutto i compro. lamponi, ultimamente sono passati per i Poi ho lamponi. preso, che in casa nostra non manca mai, lo Scottex, però se potete prendeteli come quelli della Coop, questo modello qua della Coop è fatto di carta completamente riciclata e anche la busta in cui è imbustato va a finire nell'umido, così almeno è inquinato un Poi po' abbiamo meno. sempre per stare nell'ambito frutta e verdura di stagione fresche, abbiamo preso le fragole, che ovviamente sono, vabbè, GM, sono sì, gigantesche, non però sono quelli, normali, sono quelli bombate sono queste OGM quelli. cose. Fa niente, ci piacciono, sono buone. Sì, Chiudiamo un occhio su queste va cose. bene. E Poi c'è poi l'insalata. c'è l'insalata, la gentile come al solito perché ci Buonissima. piace farla così. Peperoni. Peperoni, che adesso poi faremo una ricetta con i peperoni. Poi abbiamo preso le fette biscottate integrali, che direi che queste sono molto buone della Mulino Bianco e poi costano anche poco. Sì, è vero, Quindi. rispetto alle altre costano anche poco. E E basta. direi che abbiamo fatto vedere tutto. Era Sì. giusto un video per tenerci compagnia come al solito e noi vi ringraziamo sempre con tutto il nostro cuore perché siete davvero tantissimi che ci seguono e che ci vogliono E bene. siete gentilissimi comunque. Poi, in Infatti. mezzo alla marmaglia c'è sempre qualcuno che la sa più lunga degli altri, però noi, il nostro scopo è quello di tenervi compagnia e di darvi magari qualche consiglio Qualche che, sì, spunto. qualche spunto, qualche consiglio che magari non tutti sanno o non tutti conoscono. E poi nessuno, come dicono, nasce imparato, quindi E non poi vogliamo comunque insegnare niente a il nessuno. web serve anche per confrontarci, quindi ciò che non sappiamo noi fatecelo sapere. Fatecelo sapere voi. Quindi a noi interessa tenervi compagnia e voi ci tenete compagnia con i vostri commenti. Quindi se il video vi è piaciuto mi raccomando un pollice in Lasciateci su, un like. ci vediamo alla prossima spesa, mi raccomando, e adesso andiamo a preparare la ricettina che dicevo. Sì, vi mandiamo un grosso bacione e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!